non vanno mai in vacanza. E la campagna promossa dalla Questura di Taranto in collaborazione con la Camera di Commercio di Taranto per fornire degli utili consigli per prevenire i furti in abitazione, soprattutto in questo periodo estivo. Si sa infatti che le ferie sono il meritato riposo e quindi ristoro dopo i lunghi mesi d'inverno passati al lavoro ed è solo il giusto ristoro soltanto se non ci sono cattive sorprese al rientro. Ecco perché con questa campagna si intende fornire dei piccoli consigli e dei piccoli suggerimenti per non avere cattive sorprese al rientro dalle vacanze. Si pensi quindi alla possibilità di potersi dotare di una porta blindata con uno spioncino oppure di un sistema di allarme che possa avvisare e che possa prevenire qualunque tipo di intrusione. Qualora questo non sia possibile, magari il classico strumento delle grate sulle finestre può essere ancora utile. Svuotare la cassetta delle lettere per lasciare intendere che quella casa non è vuota. Non lasciare delle grosse somme di denaro e fare la foto magari di oggetti preziosi o di altri oggetti di valore che chiaramente devono rimanere in casa. Perché la foto? Perché la foto può essere utile per facilitare la ricerca da parte delle forze dell'ordine per dare la prova di essere i legittimi proprietari di quegli stessi oggetti. Dare avviso ai propri vicini di casa di magari rimanere attenti per qualche rumore sospetto e quindi chiamare sempre il 113 e un occhio particolare soprattutto all'uso dei social. Pochi pensano infatti che la foto di un biglietto aereo postata sui social possa essere veicolo di informazione per i topi di appartamento 2.0 che sanno quando la casa e per quanto periodo, breve o medio o lungo, può essere libera. L'ultimo consiglio, quello di chiamare sempre il 113 quando si torna a casa, si trova magari l'abitazione o la casa con la porta chiusa dall'interno oppure aperta. Chiamare il 113 perché? Perché magari all'interno può ancora esserci qualcuno che ovviamente potrebbe avere reazioni scomposte.